Edizione delle ore 12, a tutti l'augurio di un buon sabato mattina da noi del TG 2000. Scopriamo subito insieme i fatti principali di questa giornata. Oggi è l'undicesimo anniversario della morte di San Giovanni Paolo II. La ricorrenza quest'anno cade nel giorno della veglia per la Divina Misericordia, festa istituita dallo stesso pontefice polacco, alle 18 appuntamento in piazza San Pietro con Francesco. Caso Tempa Rossa si allarga, macchia di petrolio, l'inchiesta sugli impianti in Basilicata. Risulterebbero indagati anche il capo di Stato Maggiore della Marina. Opposizioni verso la sfiducia di governo. Pensioni e lavoro, oggi i sindacati in piazza in tutta Italia per cambiare la riforma Fornero. Washington, chiuso il vertice per la sicurezza nucleare, Obama avverte la bomba di idrogeno in mano ai terroristi dell'ISIS, è la minaccia più grande. 11 anni fa, come oggi, tornava alla casa del padre Giovanni Paolo II. La ricorrenza cade nel giorno della veglia per la Divina Misericordia, festa istituita proprio da Giovanni Paolo II nel 2000. Andiamo allora subito in piazza San Pietro, dove per noi c'è Clara Iatosti. Clara, buongiorno a te. Mi dicono che al momento il collegamento non è pronto. Proviamo allora a collegarci con il nostro Giorgio Schiavoni, per noi in piazza Santi Apostoli, dove è in corso la manifestazione dei sindacati per cambiare le regole del lavoro e delle pensioni. Giorgio, buongiorno. Non abbiamo ancora pronto il collega, rientriamo in studio per ascoltare insieme un ricordo di Papa Giovanni Paolo II del Cardinale Angelo Comastri. Ascoltiamo. Ho tanti ricordi di San Giovanni Paolo II e pertanto devo fare una selezione. E preferisco parlare degli ultimi ricordi, che sono i più emozionanti per me, al punto tale che faccio fatica anche a raccontarli. Il 30 marzo del 2005 era mercoledì e Giovanni Paolo II, così mi ha riferito il segretario, quando si svegliò quel mattino subito disse: oggi è mercoledì. Alle 10 dice: mi alzo. Ma chiaramente tutti sono impressionati, perché Papa si capiva che stava morendo, e chiamano il dottor Buzzonetti. Non lo faccio alzare, non si può alzare. Buzzonetti ci prova, Padre Santo, non si può alzare. La reazione di Giovanni Paolo II è impressionante, è da santo. Giovanni II dice: oggi è mercoledì e io mi alzo perché la gente viene e io non voglio deluderla. A mezzogiorno lo portano alla finestra. Io ricordo che ero nel mio ufficio e mi dicono: si è aperta la finestra del Papa. Sapevo che stava male. O il Papa è morto oppure è accaduto qualcosa di straordinario. Corro anch'io in piazza e ricordo che il Papa si affaccia alla finestra, a un certo punto fa cenno con la mano e gli portano un microfono. Glielo portano spento perché non parlava. Tocca il microfono e dice: accendete. Accendono il microfono, ma Giovanni Paolo non riesce a dire una parola. Alza la mano, lo ricordo benissimo, e fa soltanto un grande segno di croce. È stato l'ultimo messaggio. E quella benedizione è stato il suo saluto al mondo, il suo saluto alla Chiesa, il suo testamento. Questo dunque il ricordo del Cardinale Angelo Comastri sull'ultimo affaccio di Papa Giovanni Paolo II dall'appartamento papale. Noi andiamo proprio in piazza San Pietro, dove per noi c'è Clara Iatosti. Buongiorno Clara. Buongiorno Stefania, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, siamo in piazza San Pietro, come dicevate, 11 anni fa tornava nella casa del padre San Giovanni Paolo II, ma ieri abbiamo dato anche l'addio al cardinale Georges Cottier. Questa mattina alle 8:30, proprio nella Basilica di San Pietro, la cerimonia, la celebrazione, la messa funebre, celebrata dal cardinale Angelo Sodano, il
decano del Collegio Cardinalizio. All'altare della cattedra della Basilica, Papa Francesco ha presieduto il rito dell'ultima commendatio e della valedictio, antichissime preghiere funebri per la raccomandazione dell'anima del defunto a Dio. Lo ricordiamo, il Cardinal Cottier era un padre domenicano, un fine teologo della Casa Pontificia dal 1998 fino al 2005. Era nato in provincia di Ginevra, a Carouge, nel 1922. Da esperto aveva partecipato al Concilio Vaticano II e poi aveva ricoperto l'incarico di consultore per il Consiglio per il Dialogo con i non credenti. Successivamente era stato nominato alla Casa Pontificia proprio da Giovanni Paolo II e era divenuto segretario della Commissione Teologica Internazionale. In un telegramma di cordoglio il Papa aveva ricordato del porporato defunto la fede solida, l'amabilità paterna, la sua intensa attività culturale ed ecclesiale, assieme al servizio, lo ricorderemo come teologo, al servizio appunto di tre papi, da San Giovanni Paolo II a Benedetto XVI. E quest'anno ricorre anche l'anniversario appunto di Giovanni Paolo II con la festa della Divina Misericordia. Come vedete alle mie spalle, già sin dalle 7:30, proprio per celebrare l'anno santo del Giubileo della Misericordia, si sono aperti i cancelli e tantissimi, soprattutto giovani, hanno varcato la porta di San Pietro. Fervono i preparativi perché questa sera ci sarà una veglia di preghiera presieduta proprio per questa celebrazione da Papa Francesco. Noi dalle 18 ne seguiremo la diretta. Quanti aderiscono alla spiritualità della Divina Misericordia, naturalmente lo ricorderanno che la seconda domenica di Pasqua è dedicata proprio a questo. Con questo è veramente tutto, vi rimando appunto alla nostra diretta delle 18 e la linea può tornare allo studio. Grazie Clara, e noi andiamo a Washington, dove si è chiuso il vertice sulla sicurezza nucleare. Da lì Obama avverte la bomba d'idrogeno in mano ai terroristi dell'ISIS è la minaccia più grande e chiede più scambio di informazioni tra intelligence per contrastare il califfato. Antonio Soviero. E mezzo di discussioni e di una mezza dozzina di incontri bilaterali, Barack Obama traccia un bilancio della summit di Washington sulla sicurezza nucleare, cui hanno partecipato 50 capi di Stato e di governo. Grande assente Vladimir Putin. Per il presidente americano, il nucleare in mano ai terroristi è una delle minacce più grandi. Lo Stato islamico ha già utilizzato armi chimiche, non c'è dubbio, sottolinea che se i folli dovessero mettere le mani su una bomba atomica, quasi sicuramente la utilizzerebbero per uccidere il maggior numero possibile di persone innocenti. Da qui l'appello alla comunità internazionale a condividere le informazioni di intelligence. Secondo Obama, il pericolo numero uno, anche quando si parla di nucleare, resta l'ISIS, poi viene la Corea del Nord, ma anche la deriva autoritaria della Turchia preoccupa. Per quanto riguarda l'Iran, Teheran sta rispettando l'accordo sul nucleare, anche se non è perfetto, ma deve smetterla con le provocazioni. 102 stati hanno ratificato finora un emendamento ai trattati sulla sicurezza nucleare per rafforzare le tutele contro furti e traffico di materiale radioattivo. In giro per il mondo vi sono 2.000 tonnellate di materiale poco protetto. Infine Obama ammette che si è fatto poco sulla riduzione degli arsenali nucleari. Bisogna fare di più, avverte, e se non è stato fatto la colpa è da attribuire soprattutto al presidente russo Putin, perché ha pensato più a enfatizzare la potenza militare invece che lo sviluppo economico all'interno della Russia. E ora la cronaca con la vicenda che ha portato alle dimissioni del ministro per lo sviluppo economico Guidi nell'inchiesta sul petrolio della Basilicata e l'impianto di Tempa Rossa. Inchiesta che si allarga a nuovi indagati mentre cresce la tensione politica con le opposizioni che puntano il dito anche sul ministro Boschi. Silvio Vitelli.
Governo, tremano anche le forze armate. Il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe De Giorgi, sarebbe tra gli indagati nell'inchiesta Tempa Rossa, il giacimento petrolifero in Basilicata. Lo riporta oggi il quotidiano La Repubblica, che aggiunge che tra gli inquisiti risulterebbe anche Walter Pasten, dirigente della Ragioneria di Stato. De Giorgi si dice sorpreso. Non conosco sulla base di quali fatti il mio nome venga associato a questa vicenda, commenta. La cosa mi sorprende e mi amareggia. Le accuse dall'associazione per delinquere all'abuso d'ufficio fino al traffico di influenze, stessi illeciti contestati a Gianluca Gemelli, compagno della Guidi inquisito insieme a loro, ministro dimissionario che affida il suo sfogo ad una lettera al Corriere. Nella telefonata intercettata davo a mio marito una notizia nota su un fatto avvenuto in un luogo pubblico, il Parlamento. Insomma, scrive, nessuno ha rivelato segreti di Stato. Ha fatto una telefonata che lei ha giudicato inopportuna, lei per prima, e effettivamente era inopportuna. Bene, quando io allora ero ancora sindaco, il ministro Cancellieri, il ministro della giustizia, con un altro governo, fece una telefonata inopportuna a tutti noi, chiedemmo le dimissioni. Dimissioni che non arrivarono. I magistrati di Potenza starebbero valutando l'ipotesi di chiamare a rispondere sia la Guidi che Maria Elena Boschi come persone informate sui fatti. La ministra per i rapporti con il Parlamento ha spiegato che quell'emendamento inserito nella legge di stabilità e oggetto dell'inchiesta lei lo rifirmerebbe domani mattina e soprattutto ha ribadito che il suo incarico prevede di portare avanti i provvedimenti del governo. Tutti. Vi dicevamo che sono in corso in diverse città d'Italia i cortei promossi da CGIL, CISL e UIL per chiedere di cambiare la legge Fornero sulle pensioni. Dalla manifestazione di Roma in diretta Giorgio Schiavoni. Buongiorno Giorgio. Sì, buongiorno, siamo a Piazza Santi Apostoli dove si è appena conclusa la manifestazione qui di Roma che ha visto come protagonista la CISL e la sua segretaria Furlan. Invece a Venezia c'era la Camusso della CGIL, mentre la UIL di Barbagallo era a Napoli. Con noi c'è un ospite della CISL, ma prima sentiamo le ragioni della protesta proprio dalle parole della segretaria Furlan che abbiamo intervistato prima che salisse sul palco per il discorso conclusivo. Per chiedere che venga cambiata la legge previdenziale, quella che viene definita la legge Fornero, una legge che senza guardare a quale lavoro fa un lavoratore o una lavoratrice ha alzato di 6-7 anni per tutti l'età pensionabile. Lavorare su un'impalcatura, su una gru portuale, ma anche seguire una classe di 25-30 bambini come sono le tante classi delle nostre città metropolitane a 65-66 sino arrivare a 70 anni è impossibile e questo è assolutamente iniquo, anche se pensiamo ai tanti giovani disoccupati che ci sono in questo paese. Ecco, uno dei temi di questa manifestazione è quello delle rivalutazioni. Chiediamo al nostro ospite, il segretario della First CISL Giulio Romani, ecco che cosa ha indetto i sindacati confederali anche a proclamare una nuova manifestazione il 19 maggio su questo tema delle pensioni che sono troppo basse. Ma i temi sono tre, uno è ancora quello della flessibilità in uscita, un altro è quello delle rivalutazioni appunto e il terzo è quello della reversibilità, non tocchiamo la reversibilità. Sulle rivalutazioni noi diciamo una cosa molto semplice, per 10 anni gli stipendi, le pensioni non sono state rivalutate, occorre in base a una sentenza rivalutare e ripristinare la base di calcolo per le future rivalutazioni. Gli arretrati non sono una questione su cui noi ci concentriamo più di tanto, ci concentriamo di più sul fatto che le tabelle delle pensioni debbano essere rivalutate. Grazie, a voi la linea. Grazie a Giorgio Schiavoni. Siamo all'emergenza immigrazione. A Taranto, nel nuovo hotspot della zona scarico merci del porto, sono partiti i primi respingimenti degli immigrati. Una vera e propria bomba sociale perché di fatto decine di disperati sono lasciati a spasso senza soldi e senza sapere bene cosa fare. Vediamo. A Taranto come in Sicilia, nell'hotspot ionico è iniziata la prassi dei respingimenti selettivi dei migranti. Sono tra i 150 e i 200 i profughi marocchini da ieri fuori dalla struttura di Taranto. Il Marocco dall'Italia viene considerato un paese sicuro, nessun documento ufficiale lo attesta, ma è la regola. Così i profughi vengono inquadrati come migranti economici e non come richiedenti asilo. Per questo la legge li obbliga a lasciare l'Italia in una settimana e rimpatriare. Un rimpatrio che nei fatti non avviene. Restano in Europa a vivere condannati da irregolari senza diritti.
Ieri alla stazione di Taranto arrivavano in gruppi, smarriti, senza informazioni sul da farsi. La maggior parte di queste persone non ha le possibilità economiche per allontanarsi da questo territorio. In più abbiamo capito che quindi non sapevano quale fosse la procedura a cui erano stati sottoposti. È un problema di carattere politico e sociale. Una società civile non può permettersi di mettere 200 persone sulla strada senza soldi e senza cibo. La questione viene affrontata come emergenza, ancora una volta, anche se da mesi si parla di hotspot. Nessuna possibilità, non le hanno dato anche neanche informazione sugli eventuali diritti che potevano sfruttare. In queste ore il comune ha sistemato i 25 migranti rimasti sul territorio in un'ex palestra dismessa. Lì ci sono volontari, ragazzi che fanno da mediatori con le famiglie dei profughi sparse per l'Europa. Noi non possiamo permettere che l'hotspot diventi per Taranto una bomba sociale. Dalla fontana del Quirinale all'Empire State Building, passando per la facciata di Montecitorio fino alla statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. I monumenti più importanti del mondo saranno colorati di blu oggi. Blu infatti è il colore scelto per celebrare la giornata mondiale per la ricerca e la consapevolezza sull'autismo. Si è illuminata di luce azzurra anche la Tour Eiffel e il Colosseo per questa giornata istituita dall'ONU, in cui dal 2007 si invita la popolazione mondiale a migliorare l'assistenza a favore delle persone autistiche, che in Italia sono 500.000 che presto riceveranno un sostegno da parte dello Stato. In Siria il dramma dei profughi in fuga si consuma tutti i giorni, tra loro molti bambini. L'associazione Amici dei Bambini ha lanciato una campagna di sostegno proprio per loro. Ce ne parla Luciano Piscaglia. È iniziata la domenica di Pasqua la distribuzione di speciali razioni alimentari nei villaggi di Atarib e Termanin, nella provincia di Aleppo, mentre prosegue la distribuzione mensile di ceste alimentari a 90 famiglie in località del nord-ovest della Siria. È l'impegno assunto dall'associazione AIBI, Amici dei Bambini, con la campagna Io non voglio andare via, una forma di sostegno a distanza a favore dei tanti siriani che, pur costretti dalla guerra ad abbandonare le loro case, non vogliono lasciare il loro paese. La distribuzione dei cesti alle famiglie andrà avanti per 5 mesi, mentre saranno quasi 17.500 le razioni alimentari che entro il prossimo 25 aprile saranno consegnate a più di 3.000 sfollati. Si tratta di alimenti pronti al consumo, appositamente preparati per chi, avendo perso la propria casa, non è in grado di cucinare. Ogni razione è composta di pane, carne e pesce in scatola, formaggio, olive, sale e acqua ed è sufficiente al sostentamento di una persona per 5 giorni. La campagna di AIBI per la Siria comprende anche servizi di supporto sanitario, psicologico ed educativo alle famiglie e ai bambini sfollati a causa dei combattimenti. A fronte di 9.500 profughi che ogni giorno cercano di lasciare il paese, ci sono infatti in Siria 6 milioni e mezzo di sfollati interni, la metà sono bambini, e 13 milioni e mezzo di persone bisognose di assistenza umanitaria. Concludiamo qui questa edizione, grazie per averci seguito e passate un ottimo fine settimana.